Buongiorno e buona giornata e buon fine settimana a voi tutti, cari amici, dal vostro Nicola da Lucia. Messica, oggi sono super felice perché questa mattina appena svegliato ho letto una cosa bellissima della puntata di SmackDown. Mi avete ascoltato, WWE, ovvero l'omaccione che vedete nella copertina del video, Braun Strowman, ha battuto Shinsuke Nakamura, o Shinsuke Nakamura come volete, ed è diventato il nuovo campione intercontinentale dello show blu e soprattutto Braun Strowman, dopo tanto e tanto tempo, vince il suo primo titolo in singolo in WWE. Nel resto della puntata, The Miz e John Morrison si sono guadagnati lo status di sfidanti numero uno ai titoli di coppia detenuti dal New Day, battendo Heavy Machinery, Revival e la Lucha House Party. Nikki Cross e Alexa Bliss hanno battuto Sonya Deville e Mandy Rose. Sheamus ha battuto come nel pre-show della Royal Rumble Shorty G e nel main event Roman Reigns e gli Usos hanno sconfitto Robert Roode, King Corbin e Ziggler in un match 3 contro 3 dove è stato protagonista anche il cibo per cane. Che schifo. Vabbè, a parte tutto, ricordiamoci quindi dell'ultima puntata di SmackDown che, come ho detto nell'omaccione in copertina, Braun Strowman vince dopo molto tempo, dopo diversi anni, il suo primo titolo in singolo in WWE e soprattutto John Morrison e The Miz andranno a sfidare a Super Showdown il 27 febbraio 2020 a Riyadh in Arabia Saudita, presso il King Fahd International Stadium, il New Day per i titoli di coppia di SmackDown. Grazie a voi tutti, alla prossima! Braun Strowman, forza!